C'è tanta matematica nella vita di tutti i giorni, anche nella disposizione degli oggetti. Prendiamo ad esempio questo problema in cui ho 40 tappi contenuti in una scatola, disposti in 5 righe e 8 colonne. Questa disposizione si dice a reticolo quadrato, perché prendendo un tappo al centro è al contatto con altri 4 tappi. Adesso voglio inserire un 41esimo tappo e per farlo devo diminuire gli spazi vuoti, cambiando disposizione. Per prima cosa liberiamo un po' di spazio. E ora cerchiamo di compattare i tappi rimasti. Ordinandoli in questo nuovo modo, abbiamo ridotto gli spazi vuoti tra i tappi. Vediamo se ci starà il 41esimo. Quello che abbiamo ottenuto è un reticolo esagonale. Infatti, ogni tappo è a contatto con altri 6 tappi. Questa è anche la disposizione più efficiente per stoccare gli oggetti tondi. Come avete visto, c'è tantissima matematica nella vita di tutti i giorni, anche quando bisogna fare ordine.